Siamo con Marilena Boschi, parlamentare di Italia Viva. Partiamo dalla domanda di rito. A Cremona il centro-sinistra si stringe sul candidato che è il vice sindaco Andre Virgilio e il centro-destra non ha ancora trovato un candidato. Italia Viva come si schiera? Quali sono le prospettive di alleanza? Andrà da sola, insieme magari a Calenda? Quali sono le prospettive? Noi come Italia Viva facciamo sempre una scelta. Lasciamo che siano i territori a decidere, perché è giusto che la comunità di Italia Viva locale qua di Cremona decida qual è il progetto più utile per la città. Quindi noi partiamo dalle idee, dai programmi e poi sulla base di quello costruiamo possibili alleanze. Quindi stiamo in questo momento facendo un lavoro di ascolto, non solo ovviamente Italia Viva, ma di questo territorio, di questa comunità. Faremo le nostre proposte e sulla base di quello vedremo dove è possibile creare un'alleanza, diciamo, convincente. Tanto più che ancora non ci sono nemmeno tutti i candidati in campo, quindi nemmeno le persone che poi dovrebbero far correre quelle idee sulle proprie gambe. Ha avuto modo di confrontarsi un po' con il direttivo del suo partito qui a Cremona? Ha più o meno idea di quali possono essere le proposte importanti, i temi importanti per Cremona? Adesso avremo l'incontro proprio. A breve inizierà l'incontro. Noi sappiamo però che ci sono alcuni temi che chiaramente sono cruciali da sempre per lo sviluppo di questo territorio, sicuramente a livello infrastrutturale, ed è un lavoro che abbiamo portato avanti negli anni anche in Parlamento, anche nella scorsa legislatura quando eravamo in maggioranza, perché è chiaro che c'è un tema legato alla possibilità di spostarsi più rapidamente, di poter lavorare in condizioni migliori. Ci sono temi legati a quelle che sono le eccellenze del territorio, quindi anche lo sviluppo del territorio, legato ovviamente anche al settore dell'agroalimentare, perché per noi è vitale. E poi c'è un tema che riguarda Cremona, ma che riguarda tutta Italia e che solitamente è la priorità per qualsiasi nostro connazionale, che è il tema della sanità, perché non c'è niente che stia a cuore ai cittadini come la salute, un bene primario, e quindi l'importanza di avere una sanità che funziona. E purtroppo anche la Lombardia non ha più il primato di un tempo rispetto alla gestione del servizio, rispetto alla soddisfazione dei propri cittadini, quindi speriamo che anche su Cremona ovviamente ci siano passi in avanti.